Ciao, benvenuto al Banana Quiz. Ciao. Ciao, come ti chiami? Elena. Elena, sei accompagnata da? Virginia. Che scuola fai? Amministrazione, finanze e marketing. Alla faccia, vediamo un po' se questa roba ti aiuta ad andare avanti al Banana Quiz fino alla decima domanda. Speriamo. Dai, proviamo, prima domanda, vai. La domanda è: se stai sorseggiando un caffè in Piazza San Marco, perché già fai sta faccia, in quale città ti trovi? Firenze. Dai raga, ma Piazza San Marco, ma che Milano, ma voi siete pazzi, ma che... non è possibile. Roma. Che Roma, ma va, non dire più niente qua. Venezia, eravamo lì, Milano, Roma, non eri lì. Siamo così pratiche di Venezia. Ah, ho capito, ma è cultura generale questa. Ma noi siamo... noi pratichiamo il cash. Praticate il cash, allora questa la voglio capire. Allora, spieghiamo a chi ci sta guardando che cosa vuol dire praticare il cash. Perché io non lo so, magari è uno slang vostro, non lo so. Che vuol dire? Non lo so. Non lo sa manco lei, allora spiegacelo te. Perché a scuola ci insegnano altre cose. Allora, a scuola vi insegnano a praticare il cash? Ok, spieghiamola. Beh, economia, finanza, marketing. Ah, cioè, praticamente... cioè, tralasciamo la cultura. E pensate ad arricchirvi. Ovviamente. Certo, ma quello serve nella vita, in no? In un mondo capitalista come questo, dobbiamo solo arricchirvi. È vero, quindi voi siete le esponenti del mondo capitalista. Esatto. Le future esponenti. Esattamente. Bene, e ve ne vantate di esserlo. Ovviamente. Ovviamente, va bene, certo, certo. Va bene, andiamo avanti. Seconda domanda, è comunque ancora una banana, puoi ancora sbagliare. Come è chiamato comunemente un pallone da rugby? Via. Pallone da rugby. 5 secondi. Pallone. No. Pallone. Com'è chiamato un pallone da rugby? Pallone. Sembra un pallone. Ma certo, mi sembra ovvio. Va bene, no, la risposta era ovale. Sai perché? Perché ovale. Brava, vedi che fin qua. Questo lo sappiamo. Fin qua ci arriviamo. Allora, non puoi più sbagliare, va bene? Non posso più sbagliare, ok. Esatto, quindi concentrati per bene. Va bene, dai. Okay. Vai, prossima domanda. Com'è chiamato un pallone da rugby? Pallone. Vabbè. Le certezze della vita. Giusto. Cosa rappresentano i 5 cerchi del logo dei giochi olimpici? Via. Allora, tutti degli sport, dei vari sport. Hai detto? Dei vari sport. I vari sport? La risposta è i vari sport? I 5 continenti. I 5 continenti. Allora, la risposta corretta sarebbe stata i 5 continenti, ma non la possiamo accettare perché è stata suggerita. E quindi per questa ragione la notizia, datela da sola. Sono squalificata. Esattamente. Sei squalificata. Game ma puoi salutare qualcuno. Saluto la mamma. Ciao mamma. Come si chiama la mamma? Adriana. Ciao mamma Adriana. Ciao Adriana. Ciao Adriana, ciao. Prima di salutarvi però vediamo il tuo risultato. Eccolo qua.